Ecco amici, ah, mi è venuto un coso qua. Vi farò vedere oggi come si sblocca l'iPhone. Modestamente c'è un iPhone qui, molto bello, è il mio. Allora, innanzitutto dovete accenderlo, no? E poi per sbloccarlo dovete spingere questo tastino. Ecco, vedete, se non attivate tutto non si riesce a sbloccare. Sbloccato! Ah, ci siete cascati! E no, siccome la gente non mi veniva più a vedere i video, allora ho fatto questo truccone, così riaccimolo un casino di telespettatori che cercano il video per sbloccare l'iPhone. Purtroppo anche perché mi scrivono milioni di persone chiedendo come si sblocca, ma che ne so come si sblocca! Allora, andate a cercare il crack hack di DVD. John, qualcosa Johnson Johnson, quello dei capelli, lo shampoo. E lui c'ha il crack per sbloccarlo. Ma dopo io non mi fiderei troppo di sto crack, perché mettiamo dopo un bel giorno arriva l'Apple, come ad esempio Microsoft ha fatto a tutti quelli che adesso poi vabbè, c'è un altro crack, c'è il crack per ovviare a questa pace che insomma, no? Vediamo che domani Steve Jobs si sveglia la mattina e dice: ma domani faccio un bel update e voglio vedere la genuinità dell'iPhone. E tutti quelli che l'hanno craccato glielo blocco. Oppure portatelo al centro a farlo sbloccare o così così. Dopo rimanete fregati. Io non lo so, un gigliolino. 600 dollari non lo voglio dare. Poi, siccome noi americani abbiamo i soldi, allora ho fatto l'abbonamentone. Vero. Perché mi si spegne sempre? Attaccato poi ok, per sbloccarlo teoricamente è anche facile, ci sono un sacco di persone che l'hanno sbloccato, poi non ti, però non ti va più, non ti va più il telefono, niente, va il wifi, va tutto, però non avere il telefono è come mangiare la pizza senza la mozzarella, dai. Poi c'è anche, hanno anche hackerato il mod, ma ancora non c'è proprio una cosa facile per farlo andare su altri network. Quindi non chiedetemi, non c'è. Quando arriverà poi in Italia nel 2014, no, perché adesso al 2000, adesso settembre arriva in Europa, ma arriva ovviamente l'Italia, siccome è al 27° posto della classifica degli stati belli europei, l'Apple non l'ha incluso. Andrà in Francia, in Germania, in Inghilterra. Oh, ma ha detto Stefano stasera. Poi non so, quando è già in Inghilterra o Germania, potete fare tutte le prove. Non lo so. Anzi, non so neanche dove si mette la SIM. Tony, non lo so, sta SIM. Me, la sì, non te la metto, non te la metto. Cosa vuoi sapere l'iPhone? Vi ho fatto vedere come funziona, come si sblocca l'orologio. Si fa così, si fa. Poi calendario molto bello, stocks molto bello, sentiamo una delle mie musiche preferite, molto top, no song, oh, sexy, sexy, oh, plessy. Recensione al volo, Junior Reactor, bellissima, Navras, bellissima, una canzone un po' disco, però. Molto bella, molto bella, molto bella, molto bella. Poi ne 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 ne
Quando non avete l'album fa questo. Questa è una canzone molto da disco. Si chiama Koyanatsuki. Koyanatsuki. Una canzone minimalista di uno scrittore morto suicida giovanissimo, Philip Glass. Molto bello. Poi Ship. Comunque l'album grosso così è bellissimo. Io ce ne nell'iPod Nano è un francobollo di LSD. Troppo scarso. Recensioni, eh? Non so più cosa dire sull'iPhone. Virgin Fox, uno bravo. Scaricate tutti gli MP3. Vai, qui karaoke in latino. Us vo si la torres tus o o si me movire to eventi ri amenos voxianto. Bellissimo, bellissimo. Iera belli. Tus de o. Emimem, vediamo come è al contrario. Menime. Dixie Chick. Sì, modestamente mi hanno detto che ascolto troppi generi musicali. La canzone di Doraemon! Beh, dai, la canzone di Lupin Terzo, no? So che non avevo la puttina di Lupin. È troppo definito sto video, si vedono le linee che sembrano disegnate. E basta, ciao!